19 maggio 2021, ammonizione 24, ancora della vera dilezione. È incredibile il potere che hanno gli occhi. Si dice che l'occhio sia la finestra dell'anima. Guardare negli occhi un fratello significa dirgli: entra. Entra pure, il mio cuore è casa tua. Gli occhi sono il modo con cui decido di stabilire il mio legame con te. Lo sguardo non ci abbandona mai, anche quando siamo lontani dalla persona che amiamo. Basta pensare ai suoi occhi ed è subito presente, vicina. Potete immaginare quanto gli occhi del crocifisso di San Damiano mi abbiano seguito, ovunque pregassi. Avevo quegli occhi davanti a me. O quanto gli occhi del lebbroso che ho abbracciato mi abbiano segnato l'anima. Permettere a qualcuno di guardarti negli occhi significa averlo sempre con te. Beato sarà quel frate che sarà capace di amare e temere il suo fratello quando è lontano da lui e che si comporterà allo stesso modo di quando si troverà di fronte a lui. Così che potrà guardarlo negli occhi senza doppiezza, in pura semplicità di cuore. Questa è perfetta lealtà, un valore a cui un vero cavaliere non può rinunciare. Leale sarà un superiore nei confronti del suo suddito quando lo correggerà, prima ancora che con le parole, con uno sguardo umile e sincero. Leale sarai verso un fratello infermo, quando cercherai il suo sguardo nel fondo delle sue paure, nelle sue difficoltà, per risollevarlo. E leale sarai con il fratello che hai di fronte, che possiede le tue stesse capacità, quando gli comunicherai, anche solo con gli occhi, che egli non deve aver paura di te perché non sei un nemico, ma un fratello. Gli uomini veri parlano sempre mostrando il loro volto. Essi dicono la verità lasciandosi guardare negli occhi. Parlare da dietro, senza coinvolgere lo sguardo, non è parlare, ma sparlare. Esamina sempre il tuo cuore. Quello che stai dicendo alle spalle di tuo fratello, lo diresti anche davanti a lui? Le parole dette senza carità possono sfregiare il volto del fratello. Abbi dilezione e timore quando sei di fronte al fratello, il medesimo rispetto che usi quando sei di fronte a Dio.